Salve ragazzi, buon martedì e bentornati a Video Game News, la rubrica di EveryEye che di settimana in settimana vi tiene aggiornati sulle notizie più importanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi del prossimo capitolo di Mass Effect. BioWare terrà un panel dedicato al gioco nel corso del San Diego Comic Con, grazie al quale gli sviluppatori condivideranno le loro esperienze nella creazione del nuovo episodio dell'apprezzata saga fantascientifica. Anche se probabilmente non si tratta del luogo adatto a vedere le prime sequenze in-game, potremo aspettarci comunque nuove e interessanti informazioni in merito al progetto. Un banner presente in una mail promozionale di GameStop USA ha svelato in anticipo i contenuti della beta di Destiny, non ancora comunicati ufficialmente né da Bungie né da Activision. Secondo quanto riportato, la beta consentirà agli utenti di accedere a ben 4 capitoli della modalità storia ed altrettante mappe multiplayer, proponendo anche contenuti per una non meglio specificata modalità cooperativa. Noi ovviamente pensiamo che possa trattarsi di qualche strike mission extra. Ricordiamo inoltre che la fase di test inizierà il 17 luglio su PlayStation 4 e PlayStation 3, mentre il 23 dello stesso mese la beta arriverà anche su Xbox One e Xbox 360. In questo periodo sarà infine pubblicata anche una companion app per il gioco su dispositivi Android e iOS, che ci consentirà di vedere, oltre alle statistiche, anche un modello poligonale del nostro personaggio aggiornato ogni volta che cambieremo armi ed equipaggiamenti. Nel corso delle ultime settimane, Electronic Arts ha mostrato a più riprese il promettente Battlefield Hardline, anche se quasi tutti i contenuti pubblicati erano riferiti soltanto al comparto multiplayer del titolo. Nell'ultima fatica di Visceral Games, comunque, ci sarà anche una campagna single player, che verrà appunto mostrata nel panel dedicato al gioco che Electronic Arts terrà al San Diego Comic Con venerdì 25 luglio. Occhi puntati dunque su EveryEye.it per non perdere nessun dettaglio in merito a questo interessante sparatutto in prima persona. Si ritorna a parlare anche di Battleborn. Qualche giorno fa sono stati diffusi infatti i primi dettagli del nuovo gioco di Gearbox Software, che uscirà soltanto su PC, Xbox One e PS4 durante l'anno fiscale 2016. Il titolo disporrà di una modalità campagna cooperativa online per un totale di 5 giocatori, insieme al supporto per lo split screen. La software house mira ad offrire ai suoi utenti ben 20 personaggi giocabili, differenziati in base all'abilità, armamentario e personalità. Per quanto riguarda il comparto multiplayer, invece, la prima modalità ad essere svelata vede due squadre di 5 giocatori affrontarsi allo scopo di conquistare la base avversaria, servendosi al contempo dei piccoli ma utilissimi spider bot che ci permetteranno di eliminare nemici, abbassare gli scudi e sfondare le difese avversarie. Ogni giocatore comincerà il match da livello 0, per poi salire ulteriormente fino al 7° livello ed ottenere le abilità più potenti. Si tratta insomma di una struttura molto molto simile a quella di un MOBA. Infine, anche le mappe del gioco forniranno un'inaspettata varietà, presentando vari percorsi realizzati su misura per ogni personaggio. Il rivenditore russo VideoIgre.net ha inserito all'interno del suo catalogo una misteriosa Ultimate Edition per DMC Devil May Cry, disponibile per Xbox One e PlayStation 4. Sembra infatti che ci sia la concreta possibilità che l'action game sviluppato da Capcom e Ninja Theory possa approdare sulle console di nuova generazione, presentando ovviamente un comparto tecnico migliorato. Teniamo comunque a precisare che nessuna delle due compagnie ha annunciato ufficialmente questa edizione e dunque la notizia deve essere interpretata soltanto come una voce di corridoio. Rimanendo in tema di indiscrezioni, sul sito ufficiale dello stesso rivenditore russo è apparso di recente anche Resident Evil Revelation 2, ossia il seguito dell'apprezzato survival horror sviluppato prima come esclusiva per Nintendo 3DS ed arrivato in seguito anche su PC e console. Le piattaforme di destinazione per questo nuovo capitolo non ancora confermato sono soltanto PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ed Xbox One. Sembra dunque che il team abbia deciso di lasciare in disparte qualsiasi console Nintendo. Noi rimaniamo in attesa di notizie ufficiali da parte di Capcom. Ed anche la puntata di oggi si conclude con le consuete top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo che assegnarlo a Bandai Namco. La compagnia ha infatti annunciato ufficialmente Tekken 7, l'ultimo capitolo dell'apprezzata serie di picchiaduro, che sarà basato questa volta sul potente motore grafico Unreal Engine 4, capace, secondo gli sviluppatori, di ottenere risultati davvero incredibili.
ancora sconosciute le piattaforme di destinazione, anche se appare più che certo l'arrivo su Xbox One e PlayStation 4. La presentazione ufficiale del titolo avverrà il 25 luglio al Comic Con di San Diego, giorno in cui conosceremo tutti i dettagli della produzione. Il flop di questa settimana non possiamo invece che assegnarlo a Crytek. Alcune fonti del portale Kotaku hanno rivelato che Aziz Zala, il game director di Homefront Revolution, si sarebbe dimesso recentemente dal suo ruolo nella divisione britannica della compagnia. Ma non è finita qui, in quanto sembra che anche Ben Harris, il development manager della software house, abbia lasciato il suo posto di lavoro il mese scorso. Pur non trovando conferme ufficiali, la situazione della società tedesca appare insomma sempre più cupa e non possiamo che temere per le sorti di Homefront Revolution. Con questa notizia si chiude la nostra edizione giornaliera del TG Videoludico. Noi vi salutiamo e ci vediamo come sempre il prossimo venerdì. Ciao a tutti!